Cortona, verifica dei danni dopo il furto di benzina dall'oleodotto Eni. Continuano le analisi dell'ARPA, preoccupazione per i pozzi nell'area interessata. Allerta anche in Piemonte per la febbre del Nilo trasmessa da una zanzara. Per la presenza del virus ad Alessandria e Novara sospese le donazioni di sangue. Anteprima stasera ad Asti del film in un posto bellissimo girato in città lo scorso autunno. Protagonisti Isabella Aragonese e Alessio Boni. Cresce anche in Piemonte la passione per il rugby. Alla federazione regionale sono iscritte 95 squadre, oltre 5.000 gli atleti tesserati. Buonasera, buonasera a voi tutti che seguite il telegiornale del Piemonte. Dunque, dopo il furto con fuoriuscita di benzina della scorsa settimana da un oleodotto dell'Eni alla periferia di Tortona, continuano le analisi dei campionamenti sul campo agricolo dove sono avvenuti gli sversamenti di idrocarburi. E chiudiamo così questa seconda edizione del nostro telegiornale. Il prossimo appuntamento con la terza edizione è intorno alle 23:30. Intanto a tutti voi buona serata.